Buongiorno a tutti, sono Davide Serini e sono un postdoc dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione di Bari e oggi volevo parlarvi brevemente di quello che è il mio lavoro. Io mi occupo di fisica astroparticellare e in particolare volevo spiegare brevemente che cosa vuol dire fare il fisico astroparticellare. Io mi occupo principalmente di esperimenti su satellite e l'idea alla base del nostro lavoro è quello appunto di andare a scoprire quelli che sono i misteri dell'universo, la composizione dell'universo, e per far questo ci serviamo appunto dei dati che esperimenti su satellite raccolgono. In particolar modo qui possiamo vedere una piccola riproduzione di uno dei satelliti con la quale noi collaboriamo, l'esperimento DAMPE, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Cinese, ma collaboriamo con tanti esperimenti, per esempio il satellite Fermi, un satellite della NASA che è in orbita da più di 10 anni e è ancora oggi in presa dati per andare a studiare quelli che sono i misteri dell'universo. Non solo ci occupiamo appunto di analizzare i dati che arrivano da questi satelliti, ma ci occupiamo anche di progettare, di andare a studiare satelliti di nuova generazione, per i futuri esperimenti. In particolar modo, come vi ho detto, il nostro obiettivo è quello di andare a cercare, di andare a scoprire quelli che sono i misteri dell'universo. Io in particolar modo mi occupo dello studio della materia oscura, che è uno dei grandi, diciamo, dilemmi della scienza, perché sappiamo che deve esistere questa materia oscura affinché il nostro universo sia fatto in una certa maniera, sia fatto e i dati sperimentali, siano quelli che sono. Il problema di questa materia oscura è che noi non sappiamo che cos'è questa materia oscura. E in particolar modo mi servo durante il mio lavoro, dei dati di questo esperimento, dell'esperimento Fermi, in particolar modo che è un esperimento, l'esperimento Fermi è un esperimento che rileva raggi gamma per andare a cercare la materia oscura. I raggi gamma sono fotoni, quindi radiazione elettromagnetica, se vogliamo luce, e utilizziamo in particolar modo la luce per andare a cercare qualcosa che invece non riusciamo a rilevare. Come? C'è una teoria dietro che suppone che il nostro universo sia principalmente composto da materia oscura che orbita all'interno del nostro universo e nel momento in cui, come vediamo in questo disegnino, dove le nostre particelle di materia oscura sono rappresentate da questi due diavoletti, si incontrano, questi possano annichilirsi per andare a produrre luce. Quindi utilizziamo un satellite che è il satellite Fermi per andare a cercare della luce, luce che potrebbe essere prodotta dallo scontro di particelle di materia oscura. Questo è solo uno dei tanti dei lavori che gli esperimenti su satellite, lo studio dei dati degli esperimenti su satellite ci possono permettere di fare. E se volete scoprire di più su quello che fa un fisico astroparticellare, lo studio dei dati da satellite, la progettazione di nuovi satelliti, ci vediamo venerdì alla Notte Europea dei Ricercatori. Ciao a tutti!